E il token di Uniswap vola letteralmente, ragazzi, e sono contentissimo giovedì di aver fatto quel video perché molti di voi mi hanno scritto che avendo visto quel video hanno tenuto il token, ragazzi, e hanno triplicato il valore rispetto a quello che avevamo visto il giorno giovedì proprio. Ho fatto quel video molto velocemente anche per contribuire alla community, ragazzi, l'ho detto anche quel video proprio per farvi un po' ragionare, perché spesso quando ci fanno un regalo a volte si va un po' di fretta, però in questo caso, ragazzi, triplicare il valore in soli 3 giorni non è stato assolutamente male, quindi sono contentissimo. E grazie a tutti voi che mi avete scritto la mail di ringraziamento per il video, perché i feedback sono sempre positivi. In questo caso fanno anche bene, ragazzi, perché ci aiutano un po' a rincuorarci quando dobbiamo fare questi video YouTube che sono un po' pesantucci, ragazzi. Non vi nascondo che comunque è un lavorone. Bene, andiamo al video di oggi, perché la domanda che frulla in testa a tutti a questo punto è: dove può arrivare il token Uniswap e dove dovremmo venderlo in questo caso, ragazzi? Allora facciamo una cosa: ieri sul mio canale Telegram avevo già indicato dei livelli di trailing stop, ma il token si aggiorna in una maniera velocissima, perciò bisogna starci dietro in maniera estremamente più veloce, quindi non riesco neanche a pubblicare i nuovi trailing che già si aggiornano di 1-2 dollari, ragazzi, incredibile. Allora ho detto: benissimo, ragazzi, andiamo a capire tutto quello che sta succedendo e soprattutto analizziamo il grafico di Uni per capire dove sta andando e cosa sta disegnando. Ma poi ragazzi, ma poi andiamo a fare una cosa, andiamo a calcolare il valore del token rispetto ai token concorrenti per capire dove potrebbe arrivare. Quindi facciamo un briciolo di analisi fondamentale e vi spiego come farla in questo caso utilizzando il farming di Uniswap, perché il farming di Uniswap è attivo da ieri. Vi faccio vedere come si può attivare e qual è la percentuale di ritorno sul vostro investimento. Andiamo, ragazzi, ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere un pollicione su questi video, ragazzi, e fatemi sapere quello che pensate. Sono video altamente didattici e spero insomma che piacciono a molti di voi, e quindi, ragazzi, pollici in su e fatemi sapere nei commenti quello che pensate. Allora, prima cosa, grafico; seconda cosa, il farming di Uniswap; terza cosa, l'analisi fondamentale di questo token per capire un eventuale target price in base a una serie di considerazioni. Resterete stupiti alla fine del video, ragazzi, quindi state incollati. Oggi è un sabato particolare. Allora, andiamo subito a vedere il grafico che vi ho fatto vedere la scorsa settimana. Eravamo qui la scorsa settimana intorno ai 3 dollari, scusate, non la scorsa settimana, giovedì, quindi proprio pochissimi giorni fa eravamo qui, ragazzi, più o meno. Dopodiché il rialzo lo avete visto, addirittura con punta di 9,8 dollari e 50 su questo grafico, che è un grafico un po' ricalcolato in base ai prezzi medi, quindi è quello di TradingView, non di Binance, perché Binance ha uno spike enorme, soprattutto nella prima candela, quindi non si guarda bene. Allora, ragazzi, intanto avete visto qui che c'è il mio trailing stop, che adesso aumentiamo insieme e ve lo riporto qui, quindi intorno ai 5,90 dollari, 5,87 dollari. Valuto poi se tenere o meno questo token se dovesse scendere fin lì, e lo valutiamo insieme. Dopodiché vi faccio vedere una configurazione che chi è un amante di analisi tecnica conosce alla perfezione, ragazzi, cioè un triangolo di continuazione del trend. Questa è una fase di riflessione tecnicamente che accompagna un trend rialzista, e in un trend rialzista questo tipo di configurazione è una delle figure di pattern di continuazione del trend al rialzo. Quando avviene questa continuazione? Quando questa fase viene rotta, cioè essenzialmente qui. L'ha già fatta un paio d'ore fa, perché tecnicamente questo tipo di bandierina, questo standard, ragazzi, è un po' dà un po' il senso a questo tipo di movimento. Quindi il grafico sta disegnando una figura di continuazione del trend. Stiamo parlando di trend orari, ragazzi, quindi facili anche a tantissimi errori. Secondo me,
E dal mio punto di vista, per la mia esperienza, vi dico che questo trend continuerà se il prezzo chiuderà al di sopra di questo livello, al di là di questa configurazione di questo pattern che è già stato confermato. Vi faccio vedere un po' come al di sopra dei 7,80, ma incluso di almeno una candela weekly, quindi qui sopra, ragazzi, scusate, orario in questo caso, quindi weekly non lo possiamo utilizzare su grafici di questo tipo, quindi qui sopra, ragazzi, vedete, deve andarci e lì configura una continuazione del trend. Quindi da un punto di vista grafico, chi è long deve continuare a stare long ed è un po' di brutto, lo so, ragazzi, perché se andiamo poi a prendere uno stop qui sotto, perdiamo un dollarone a circa su tutti i nostri uni. E questo, ragazzi, è impossibile da evitare. L'unica cosa che potete fare in questo caso, se volete, è scendere ancora di più il time frame con un time frame magari a 30 minuti oppure addirittura a 15 per cercare un livello di trailing più alto, ma ragazzi, andiamo semplicemente ad aumentare il livello di errore, a poter essere sbattuti fuori da questo trend troppo velocemente, secondo me, e rischiando anche poi un classico spike al ribasso che ci prende il nostro trailing stop e poi boom, se ne riva di nuovo così e restiamo col cerino in mano. Ecco perché in questo momento ognuno poi deve regolarsi in base a quello che è il proprio trading plan, ma ragazzi, il grafico ci sta dicendo che in questo caso il token UNI è ancora in trend rialzista con una figura di continuazione del trend semi completata perché ha fatto una rottura del triangolo che vedete qui, quindi è stato breccato qui, ma ancora non è salita al di sopra dei 7,80 per darci il segnale che ritengo il più importante in queste situazioni. Quindi, da un punto di vista di grafico, ancora trend long. Passiamo a questo punto a guardare il farming di Uniswap. Allora ragazzi, scusate se vedete un po' la telecamera che perde perché un po' di qualità, perché sto avendo dei problemi con Apple per l'aggiornamento alla iOS 14 che è arrivato e come sempre quando aggiorniamo il sistema operativo ci sono un po' di problemini sui servizi. Allora ragazzi, basta andare sul sito di Uniswap, uniswap.org. Andate sul menu UNI e qui trovate tutte le pool in questione. Dovete prima però connettere il vostro wallet. E allora ho connesso il mio wallet di Coinbase e ragazzi appaiono tutte queste possibilità di farming. Basta semplicemente depositare la solita coppia, in questo caso abbiamo ETH DAI, ETH USDC, ETH USDT, ETH VBTC, quindi si può mettere anche Bitcoin in questo caso. Come vedete, anche dal totale depositato, se andiamo a guardarlo, quello di Bitcoin è più gettonato perché ci sono 400 milioni di dollari depositati su questa coppia. Poi ne abbiamo in secondo ordine, abbiamo USDT contro Ethereum che sono 336 e poi più o meno simili con USDC, mentre un po' più indietro DAI. Perché? Perché DAI, ragazzi, ha degli spread negli scambi elevatissimi. Insomma, l'ho fatto anche io, l'ho utilizzato anche io e quindi insomma crea un po' di problemi e abbiamo meno liquidità. Però cosa ci dice questa tabella e come andare a calcolare quanti uni otteniamo se prestiamo la nostra liquidità con per esempio Ethereum DAI. Facciamo l'esempio su Ethereum DAI, ragazzi, perché? Perché il total deposited, cioè la totale liquidità, è importante in quanto gli uni, ragazzi, su queste pool sono su queste diciamo mining farm, li chiamiamoli così, sono tutti gli stessi, quindi vengono distribuiti sempre la stessa quantità di uni. Quindi cosa sta cercando di dirci Uniswap? Vuole che la liquidità depositata su tutti questi scambi sia tecnicamente similare e quindi andare a depositare per esempio in questo momento Ethereum e VBTC non è conveniente in quanto andiamo a dividere i nostri uni che sono sempre uguali per un totale di dollari depositati maggiore. Vi faccio capire come si calcola. Allora, ragazzi, vengono rilasciati 583.000
333 uni per week. E come li dobbiamo calcolare? Come si fa a calcolare? Ragazzi, dovete dividere questi due valori, dovete dividere il pull rate per il totale depositato per capire quanti uni vi danno ogni settimana per ogni dollaro. Quindi facciamolo insieme. Andiamo a scrivere 583 333 diviso 270. Facciamo 75 ragazzi, 75 milioni, così per fare cifra tonda e otteniamo 0,0021. Ragazzi, questi sono gli uni che ci danno ogni settimana per ogni dollaro che depositate in questa pool. Quindi vi faccio capire, se depositiamo 10.000 dollari totali, andiamo a moltiplicare per 10.000 dollari e otterremo 21 uni a settimana, ragazzi, che se vogliamo a questo punto andare a calcolarci il nostro classico annual percentage yield, basta andare a moltiplicare questi 21 per 52 settimane, quindi 1.100, ragazzi, uni per ogni 10.000 dollari depositati su questa pool ETH DAI. La stessa cosa, lo stesso calcolo, potete farlo su tutte le pool per capire il tasso di rendimento. Ora, come si fa a calcolare il tasso di rendimento? Andiamo a tramutare questi uni in dollari, quindi uni in questo momento quota, ragazzi, 7,4 dollari. Io otterrò in pratica 8.162 dollari su 10.000 dollari depositati. Tecnicamente, ragazzi, sapete che questi numeri saranno tutti falsi perché dipendono dal valore della liquidità depositata, quindi non dovete considerarli. Stiamo andando a calcolarci il nostro APY, Annual Percentage Yield. Ho aperto un foglio, guarda così lo vediamo meglio. Quindi, Annual Percentage Yield di uni in questo istante preciso, solo in questo istante, ragazzi. Quindi, guardate la data del video quando guardate queste cose, non c'è modo di fare diversamente, ragazzi. Sono 8.162 teorici dollari diviso i miei dollari che avevo messo, 10.000 per un totale del 81, quindi 0,8162, che se moltiplicato, fate la percentuale, quindi per 100, fatto proprio tutti i passaggi, 81,62 per cento. Questo è il nostro annual percentage yield di uni sulla pool di DAI con ETH, mentre è diversa chiaramente su questa di BTC, per esempio, perché già ci sono 100 milioni in più, 120 milioni in più, quindi c'è una bella differenza, ragazzi, e quindi probabilmente quella di BTC è decisamente più bassa in questo momento. Ora, perché vi ho fatto questo calcolo, vi ho spiegato come andarvi a calcolare questa cosa. Poi, se volete metterle in questo farming, ragazzi, scrivetemelo nei commenti, così casomai farò un tutorial per farvi vedere come posizionare nel farming la coppia ETH DAI. Ma insomma, è la stessa cosa, come sempre si fa molto semplicemente. Però in caso scrivetemelo perché. Allora, ragazzi, sì, telecamera sempre fuori uso. Allora, perché vi ho fatto il calcolo dell'annual percentage yield? Perché ci serve per fare la previsione di prezzo, passando al terzo punto, su un valore fondamentale, ragazzi. Allora, con cosa la paragoniamo? Allora, quello che abbiamo visto qui è che gli uni in questo momento offerti per 58 giorni sono standard ogni settimana e sono questi, ragazzi. Quello che cambierà sarà il total deposito, cioè questo deposito tecnicamente, ragazzi, andrà ad aumentare, la totale liquidità prestata a queste pool andrà ad aumentare, riducendo il nostro APY, perché se io vado ad avere una liquidità che aumenta l'APY, quindi l'annual percentage yield di questa pool o di tutte le altre, si riduce nella maniera proporzionale all'aumento del
del totale depositato. In questo momento il tasso di rendimento dell'81% su questo tipo di servizi lo possiamo paragonare a quelli che sono stati i farming lanciati pochi giorni fa sia dalla banca Crypto.com, servizio di DeFi che sta diventando DeFi, quindi il Crypto.com DeFi in questo caso, quindi lo swap di cui vi ho parlato, ragazzi. Chi non l'avesse visto, vi lascio sopra la mia testa il video. E mentre invece ci sono anche altri servizi di farming, quelli di sushi con prezzi senza senso e rendimenti senza senso, ma c'è anche quello del Geyser di Ample che possiamo andare a vedere quanto rendono questi. Allora, ragazzi, poi facciamo un confronto fra questi rendimenti e cerchiamo di capire quanto deve arrivare il prezzo di Uni, ed è anche il motivo del perché lo vediamo così in questo trend così ascendente. Allora, intanto facciamoci un calcolo, vi ho già fatto per farvi vedere, farvi capire quello di Crypto.com. Ragazzi, allora, quello di Crypto.com in questo momento, che è già da una settimana circa online, quindi operativo da una settimana, per 10.000 dollari ci dà un tasso di forecast di rendimento del 50%. Man mano che questa pool sta aumentando, questo continua a ridursi. Già secondo me siamo a un livello abbastanza basso per quanto riguarda Crypto.com, ragazzi. Quindi se dovessi fare un confronto con questo livello di CRO sul CRO della liquidità prestata, capite bene che in questo momento con un tasso di rendimento di Uni all'81% significa che in sostanza o questa pool va a raddoppiare il suo livello di liquidità, oppure semplicemente dobbiamo vedere dimezzarsi il valore di Uni in questo momento per avere un confronto con il servizio di Crypto.com. C'è però da fare una seria considerazione, ragazzi. Il servizio di Crypto.com è già operativo da una settimana, ma i primi giorni, i primi 2 o 3 giorni, i tassi di rendimento erano intorno al 200% almeno, ragazzi. Quindi questo cosa ci dice in pratica, ragazzi? Ci dice che se il tasso di liquidità, di totale depositata liquidità dentro queste pool di Uniswap continuerà ad avere un trend crescente, è probabile che il token in questione non abbia ancora raggiunto il suo livello di massimo. Perché? Perché semplicemente io dovrei avere questo qui, ragazzi, in una fascia di prezzo, questo rendimento in una fascia di prezzo tra 100 e 180 almeno, ragazzi. Quindi qui significa fare semplicemente un X2 sul token Uni. Ok? Allora, ragazzi, oggi scrivo. Allora, sì, questo è il discorso che potrebbe avvenire entro pochissimi giorni. Quindi entro, ragazzi, 1 o 2 giorni, 3 massimo, e se, solo se, il totale depositato di liquidità continuerà ad aumentare, mentre se si stabilizza la situazione, probabilmente vedremo fermo il token di Uniswap con questa liquidità che aumenterà di poco, portando in sostanza all'equilibrio del rendimento fra questa farming e quello di Crypto.com, che lo ritengo il più prudenziale. Questo è il più prudenziale, ragazzi, perché se guardiamo quello di Ample, per esempio, vedete che qui siamo con Ample ETH a 150%. In ogni caso, qui non ne parliamo, insomma, con la pool di Moonswap. Quindi, ragazzi, in ogni caso, cosa otteniamo da questi dati e dall'analisi in questione? Otteniamo, primo, che il rialzo di Uniswap non è FOMO, ma è dovuto a un equilibrio dei rendimenti del farming che in questo momento non sono equilibrati, ragazzi, perché secondo me
essendo i primi 2 giorni, è probabile che il rendimento del token UNI sia ancora basso, cioè sia troppo basso per incentivare moltissimi a depositare liquidità qui, essendo che ci sono geyser come quello di Ample, che è più rischioso però in questo caso, ma comunque dà il doppio, ragazzi, e c'è anche quello di CRO che invece è bassino, ragazzi, ma è anche vero che loro è la prima volta che fanno una cosa del genere, quindi bisogna anche prenderli con la pinza. Loro, secondo me, hanno un rendimento prudenziale, io lo definirei in questo modo. Secondo me il rendimento di UNI dovrebbe attestarsi nel prossimo futuro intorno a un 40%, ma fra un mese, ragazzi, quindi quando questa liquidità sarà arrivata a un livello molto molto più alto, magari raddoppiando il livello di deposito. Bene ragazzi, allora abbiamo concluso le conclusioni finali di questo video. Cosa significa, ragazzi? Significa che andando a guardare quello che abbiamo già sul mercato e il paragone con il rendimento degli altri servizi simili è fondamentale per capire dove può andare un token. Qui abbiamo dettato, abbiamo indicato, ragazzi, una cosa importante, un livello di prezzo oltre il quale siamo un po' oltre, cioè l'X2 dall'attuale livello, cioè i 14 dollari. Dovesse arrivare, ragazzi, sopra 14 dollari in maniera abbondante, io prenderò profitto da questo token perché lo ritengo poi, in quel caso, in bolla. A questi attuali prezzi il token UNI in sostanza, ragazzi, è arrivato dove doveva arrivare, anzi è ancora un po' bassino. Se fate i confronti con gli altri servizi, vi è chiaro in maniera palese questo tipo di ragionamento. Abbiamo quindi 2 possibilità, ragazzi. Facciamo un X2, se la liquidità su Uniswap aumenterà tanto, è probabile vedere ancora una salita di questo token, quindi tenete d'occhio la liquidità su quei depositi. Se la vedete continuare ad aumentare in maniera lineare, costante, probabilmente UNI continuerà ad aumentare ancora. Se invece si ferma la liquidità, questo livello di prezzo è alto, ragazzi. Quindi attenzione perché potrebbe dimezzarsi. Sotto un dimezzamento in questi primi giorni non lo vedo, però bisogna tenerlo sotto controllo. Bene, vi ho dato le idee chiare. Chiarito un po' di idee relativamente a questo token, al target che potrebbe arrivare in maniera oggettiva, come sempre, quantitativa, ragazzi, come si fanno le vere analisi, quelle non soggettive. Fatemi sapere cosa ne pensate voi e tutti nei commenti. Video lunghissimo, ma ragazzi, questa era. Buon weekend a tutti, ciao!